tutti, cominciamo col presentarvela. Questa è Viola, è la marca, una casa costruttrice totalmente italiana, quindi mi fa molto piacere presentarvela. Il Made in Italy è sempre da portare in palmo di mano. Il modello è l'Atelier E215. Cominciamo con quello che è la fornitura di base. Abbiamo la nostra macchina da cucire, abbiamo il cavo di alimentazione, il pedale e il manuale, anche in lingua italiana, ovviamente, essendo una casa totalmente italiana. Per metterla in funzione ci basterà prendere il cavo di alimentazione e andare a inserirlo nell'apposita presa. Poi prendiamo lo spinotto del pedale, sempre che lo vogliamo utilizzare, lo inseriamo qui. E questo è il tasto di accensione. Ok, questa è la nostra macchina da cucire in funzione. Facciamo una rapida panoramica, poi ve la vado a spiegare un po' nel dettaglio. Abbiamo il display, una serie di tasti laterali, la comodissima tabella che ci indica tutti i punti possibili che possiamo eseguire con questa macchina, che sono bene 215. Una parte sono punti, una parte sono lettere e numeri e simboli. Poi abbiamo un'altra serie di tasti e una levetta di velocità, una rotella, il nostro piedino. Nella parte superiore invece abbiamo la parte delle rocchette, che più o meno ve l'ho fatta vedere. Ora andiamo a vederla nel dettaglio. Questo è il display. Dal display abbiamo la possibilità di vedere tutto ciò che è stato impostato. Qui lateralmente abbiamo una serie di tasti per andare a determinare il punto e altre funzionalità. Come potete vedere, al display abbiamo tre numeri. I numeri indicano il punto che abbiamo prescelto. Le lettere qua sopra indicano il piedino che dobbiamo utilizzare. Questa qua è la lunghezza del punto. Questa qua invece è la larghezza del punto. Questo invece indica la funzione a un ago. Se premiamo il tastino così, vedete che la funzione per l'utilizzo ha due aghi. Come si fa a utilizzare la macchina? Allora, andiamo a scegliere il punto che vogliamo utilizzare. Per comodità scegliamo magari il numero 2, quindi con le frecce su e giù andiamo sul punto numero 2. Vedete che in automatico ci indica la larghezza del punto ottimale e la lunghezza del punto ottimale. Ma non per questo dobbiamo tenere le fisse con i tasti più e meno, possiamo andare a modificare questo valore qua a piacimento. Per quanto riguarda la lettera A, come vi ho detto, indica che dobbiamo utilizzare per fare il punto 2 il piedino A. Se per esempio andiamo sul punto numero 4, il punto numero 4 determinerà che dobbiamo utilizzare il piedino H e ce lo suggerisce. Per comodità andiamo sul numero 2, ci spostiamo nella parte più centrale. Questa qua, levetta qua, determina la velocità del punto. Qui poi passiamo questo tasto qua, quando non abbiamo inserito il pedale, lo sostituisce. Con una pressione partirà la cucitura, con un'altra pressione si fermerà. Questo è il tasto per invertire il senso della stoffa. Con questo tasto qua invece possiamo far salire l'ago lentamente in posizione. Poi abbiamo questa rotella che non fa altro che regolare la tensione del filo. Ora vi faccio vedere un attimino nel dettaglio quello che è l'inserimento del filo nell'ago in maniera quasi automatica. Ora ci basterà far scendere l'infilatore, mettere il filo in quell'uncino, appoggiarlo in questo altro uncino, ruotare, tirare verso l'alto. A questo punto il filo è già inserito nell'ago. Estremamente, estremamente semplice e davvero funzionale. Ok, noi in questo modo siamo già pronti per poter provare la nostra macchina da cucire. Ok, ora proviamo assieme, prendiamo il nostro pezzo di stoffa per farlo vedere. Selezioniamo un punto a caso,
così, tanto per provare, facciamo il 37, quindi tengo premuto, 35, 36, 37, la macchina si è impostata in automatico, mettiamo il nostro pezzo di stoffa, tiriamo giù il piedino e premiamo il nostro pulsante, in automatico la macchina parte, si trascina il tessuto in maniera automatica. Se vogliamo aumentare la velocità del punto, quando vogliamo fermiamo, alziamo il nostro piedino, estraiamo la stoffa, la tagliamo, come potete vedere il punto è stato eseguito perfettamente. Ora ve ne faccio vedere uno molto molto carino. Scegliamo la macchinina che è il punto numero 104, quindi teniamo premuto. Abbiamo sbagliato un attimo, andiamo dietro. Punto 104. Inseriamo la nostra stoffa, il piedino e partiamo con la cucitura. Ci fermiamo, faccio vedere qual è il punto che ho scelto. Guardate quanto carino delle macchinine. Non è semplice utilizzare questa macchina. Ok, vi faccio vedere cosa ho già fatto in precedenza. Possiamo fare ad esempio delle scritte, possiamo fare delle paperelle, fiorellini, veramente veramente tanta roba. Questo qua addirittura sono riuscito a fare un bordo io, quindi vuol dire che deve essere proprio semplicissima da utilizzare. Io ve la consiglio, oltretutto a un prezzo abbastanza contenuto. Spero di esservi stato utile, e se avete qualcosa che chiedetemelo pure nei commenti, sarà un piacere rispondervi. Ciao a tutti. Thank you.